Salve ragazzi! Allora, oggi ho ricevuto un pacco. È una bella sorpresa. Un pacco speciale. Allora, ho questo pacco e sono qui nello studio e volevo aprirlo insieme a voi. Ecco, così lo apriamo insieme e scopriamo cosa c'è dentro. Allora. È un pacco che mi è stato inviato gentilmente dalla stamperia Rimini che mi ha offerto questi cartoncini, questa carta per provarla. Allora, si tratta di una nuova serie, quindi sono veramente emozionato. Sì, devo dire che mi ha fatto molto felice oggi ricevere questo pacco. E con questa nuova serie di cartoncini per provarli. E così adesso lo apriremo. Allora, prendiamoci gli attrezzi e è veramente una bella sorpresa. È molto emozionante ogni volta provare qualcosa di nuovo. Effettivamente ho molta voglia di provare questa nuova serie di questi cartoncini che sono stati offerti dalla stamperia Rimini. Allora, vediamo. Dai. Questo è proprio emozionante. Ah, sì, signore. Vediamo cosa c'è dentro. Pian piano. Allora. Oh, ancora un cartone, un altro imballaggio. Bene, perfetto. Sono arrivati intatti. Mi fa molto piacere. Allora, Stay Max. Qui ci abbiamo. Togliamo questo. Dai. Questo mi piace, mi piace. Mi piace. Allora, volevo condividere con voi questo momento. Ah, vediamo qui, imballaggio perfetto. Allora, vediamo dove lo apriamo. Penso che anche voi siete emozionati, mi sa, vero? Dai. Svezia! Svezia! From Rimini, Italy to Sweden! Vede? Allora, voglio aprire il più presto possibile, non riesco a trovare dove infilare. Allora, facciamo così. Ecco qua. Ah. Allora, vediamo cosa c'è dentro perché effettivamente wow, questo sembra come le bamboline quelle russe, le scatole che vanno una dentro un'altra. Ogni pacco che si apre ce n'è un altro. Allora, vediamo, qua comincia a uscire qualche cosa. Su. Dai. Allora, qui c'è un pacco. Qua c'è qualche cosa. Wow. Questo si può buttare. Qui c'è ancora qualche cosa. Ah, bella storia. Vediamo. Allora, un attimo. Ragazzi, fatemi spostare qua.
leggiamo insieme cosa c'è scritto. Allora, vediamo. Questo tipo di carta si chiama Bendacote. Ti ho inviato quasi tutti i colori disponibili. Mancano il nero e il bianco. Il bianco non è un bianco ottico. Grazie, Simona. Simona, grazie. Grazie, Simona. Grazie anche a te. Allora, guarda, questa carta è spettacolare. Me lo voglio pure conservare questo messaggio, perché questo mi ha fatto veramente molto piacere che mi arrivasse questa carta nuova, questa nuova serie lucidissima, molto lucida, che voglio assolutamente provare. Allora, infatti guardate ragazzi, allora non so se voi avete mai sperimentato a dipingere su cartoncino colorato, io l'ho fatto tanti tanti anni fa. Qua guarda, guardate ragazzi, guardate che belle. Allora, dipingere su un cartoncino colorato dà un altro effetto. Qui ne abbiamo diversi, guarda qua, tutti i colori. Allora abbiamo il giallo, prendiamolo uno alla volta, vediamo, abbiamo giallo, spettacolare. Ah, questa carta è, già lo vedo, fra le migliori carta che si avvicina quasi al Chromalux, lucidissima, ti ci puoi quasi specchiare dentro. Guarda, questo è un blu, deep blu, marino, molto scuro, un verde, bellissimo verde. Un giallo ocre. Wow, guarda che bella arancione che c'è qui. C'è una varietà di colori incredibile. Allora, complimenti Stamperia Rimini per questo, per queste prove. Sti carta, sti cartoncini, ci abbiamo un azzurro chiaro, un verde menta, rosa, grigio e una crema qui, beige crema. Perfetto, 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 perfetto. Allora, vediamo che altro c'è. Dovrebbero esserci ancora altri colori qui. Vediamo. Allora, questi sono tre colori che avevo a magazzino per la Chromalux di Federico Gani. Per gli altri colori sto aspettando che il mio fornitore possa darmi un campionario aggiornato. Aspetto un tuo feedback, Simona. Ho aperto lo shop su Shopify. Ah, ragazzi, allora, c'è anche lo shop su Shopify. Perfetto. Ragazzi, io fra poco la provo e così vediamo insieme com'è questa carta. Ma io già l'ho visto che è eccezionale. Allora, questa è la Chromalux, di cui aveva solamente alcuni colori. Allora, se io faccio, vediamo che c'è. C'è questo verde, c'è questo marrone, c'è questo e quest'altro colore qui. Allora ragazzi, però guardate, questa è la Chromalux, che dovrebbe essere la migliore carta che c'è per il nostro lavoro, lo spray paint, carta buonissima. Ma questa qui, che è la Bendacote, è praticamente uguale, è allo stesso livello più o meno, dovrebbe essere allo stesso livello. Vediamo, molto liscia, eccezionale. Allora, io voglio provarla. Aspetta un attimo, c'è ancora un altro pacco qui, bisogna mettere. Allora, mettiamo questo qui così non la mischiamo con le altre, e andiamo di qua
apriamo quest'ultimo pacco, vediamo cosa c'è. Vediamo, vediamo. Ah, ecco il bianco, ragazzi. Ecco anche il bianco lucidissimo, 35x50. Era tempo che desideravo una carta così. Sinceramente, ringrazio la stamperia Rimini per questo splendido regalo di cartoncini per provarli. Questi sono eccezionali, ragazzi. Guardate qua che carta, guardate qua, molto lucida, buona. Lucida da una parte e porosa dall'altra, dovrebbe essere 300-350 grammi se non sbaglio, almeno sembra. Allora c'è da provarla adesso, c'è da provare qualche cosa, vediamo questa carta eccezionale. Allora ragazzi, io dico di cominciare, io cominciamo con provare la carta colorata e poi passiamo a questa bianca, magari poi la Chromo Lux, insomma c'è da provare, c'è da fare un po' di prove per vedere come viene. Allora mettiamo questo da parte qui, questa è stata... Io direi di cominciare con io dico di cominciare con questo giallo. Questo giallo qui. Vediamo. Facciamo qualche prova. Ci sistemiamo un attimino. Allora, io sono pronto. Si comincia. Vediamo. Vai, dai. Vediamo che effetti escono con questo. Allora, direi ci facciamo qualche pianeta per provarla.
Aspetta. Aspetta, ragazzi. Attenzione che asciuga. Benissimo, vedi, stacca anche bene. Si è attaccato qualche cosa lì. Su, vediamoci un po' questo qui, come vedete. Un po' giallo. Allora, è un effetto abbastanza diverso. Si comporta con il trasparente. Scivola, è una meraviglia, ragazzi. Scivola che è una meraviglia perché chiaramente, essendo così liscia, smolla la vernice molto più facilmente che non si assorbe.
guardate come smolla bene, guardate. Allora. Facciamo uno special, ci mettiamo un tocchino lì. Ci serve un attimino qualcosa di questo qua. Eccezionale ragazzi, allora questa è la carta Bindacote, allora guardate che meraviglia, carta molto buona, io per me sono gli stessi livelli della Chromolux, allora spero che la potete guardare. Faccio così piano piano, allora questa è stata la prima prova su questa carta con fondo giallo e vedete è una meraviglia. Dai ragazzi, adesso ne proviamo un'altra. Su, sono curioso. Allora ragazzi, adesso ci proviamo quest'altro colore, rosa. E guardate, comunque questa carta è molto buona. Eccezionale. Allora, andiamoci dentro. Facciamo qualcosa. Vediamo che succede usando solamente il bianco e il nero con fondo rosa. Vediamo cosa si fa. Qualche roba su, guardate qualche roba,
Vedete, in questo modo, usando solamente il bianco e il nero e con un foglio colorato, diviene un monocromatico automaticamente senza dover usare il terzo colore. Allora, vediamo. Se noi ci facciamo questa storia qua. Facciamo delle prove semplici, ragazzi, giusto per provare la carta. Adesso un po' di improvvisazione, cose semplici, qualche pianeta, qualche piramide, roba del genere. Sopra. Allora continuiamo solamente con il bianco e nero, dai. Vediamo che cosa ci dà. Se copro con la testa, però c'è da mettere questo, lo mettiamo lì, questo ce l'abbiamo qui, vediamoci qualche cosa di questo tipo. Oh, bello, dai, mi piace, mi piace. Guardate come viene, so. Piccolini, eh? Allora, guardate che meraviglia, guardate, ragazzi. Vedete? Grattando invece del bianco ci abbiamo il rosa, guardate. Allora si possono fare delle combinazioni anche poco eccezionali, tenendo in considerazione che fondo è colorato, ci vengono fuori. Allora si può lavorare pensando in un'altra maniera. Una piccola cascata, tanto luce.
perfetto. Perfetto. Yes. Direi che a questo punto ci giochiamo anche. Vediamo. Ci viene questo. Ricordo che stavo usando solamente il bianco e il nero, vedete? È uno spettacolo che vengano in un monocromatico in rosso, guardate, vedete? Dai, così ci risaltiamo un po' con le piramidi. Ecco. Bellissimo. Io voglio provare con una spatola come mi viene. Allora. Ce la facciamo qui, vediamo come va. Allora.
spero che siate soddisfatti quanto me. Adesso stiamo giusto facendo qualche semplice paint, giusto per vedere come risponde la carta. Allora, questo punto venti. Wow. Allora, tenete presente che questo è un formato piccolino, questo è un circa 20, una 4, 20 per 30, ecco qua. Allora, vedete? Questo viene così. Spero che si veda bene. Dai. Allora, la carta è buona. Ci sono un'infinità di colori. Ve li faccio rivedere. Guardate qua. Ci abbiamo giallo, verde. Insomma, adesso ci sarà da divertirsi a provarla tutta piano piano, anche abituarsi, perché adesso le prime prove, facendo qualcosa di così di semplice come è stato fatto, giusto per provare come la carta risponde, molto liscia, bianca e porosa dall'altra parte, perfetta qui. E quindi, buona, anche si può piegare facilmente quando bisogna darla al cliente, i mercatini, e metterla nella borsa così, in questo modo. Quindi io sono soddisfatto di questa carta qua, sì. Non so se si riesce a vedere bene i colori. Rosa che abbiamo appena usato, poi facendo più prove uno si abitua al fatto che c'è il fondo di un colore, quindi si va ragionando in quella maniera. Altrimenti c'è quella bianca che già sappiamo come ci si lavora sulla bianca, e la differenza è che questa è proprio lucida, guarda, molto lucida, bellissima, sono molto contento. Grazie ancora a Stamperia Rimini, mi ha fatto veramente piacere provare questa carta. Posso effettivamente dire e affermare che la carta è di ottima qualità per lo spray paint, e assolutamente, questa è la migliore, diciamo, fra le migliori. Questa qui è la Chromolux, adesso non ho provato ancora la Chromolux, ma la conosco perché l'ho provata anteriormente, e diciamo che questa categoria qui non ha niente da invidiare alla Chromolux, e praticamente ci si lavora praticamente uguale, lascia lo stesso effetto, la stessa lucidità e nient'altro. Mi ha fatto molto piacere, grazie ancora, grazie Simona per il pacco. Io continuerò a provare questa carta ancora, adesso penso che ne farò ancora un'altra piccola prova, e poi nei prossimi giorni continuerò a provarla e vi farò sapere sia a voi che a tutti quanti gli altri. Ma assolutamente io la posso raccomandare, io la raccomando a tutti, effettivamente.
Eccezionale. Molto soddisfatto. Sì, ecco, posso anche farvi vedere la differenza fra questa che abbiamo appena fatto, che ho appena fatto, molto lucida, non so se dal video si riesce a vedere, e questa invece che è fatta su una carta che non è lucida come questa che ho appena ricevuto, diciamo. Non so se si riesce a vedere dal video, ma io qui a occhio nudo lo vedo chiaramente la differenza fra le due. Adesso mettiamo così. Questa è molto più lucida. Ecco, passo così questo, vi passo questo. Quindi, guardate, queste sono veramente soddisfatto. Molto bene, sono contento. A presto, ragazzi. Allora, ragazzi, mi correggo riguardo al formato. Eh? Il formato non è 20-30, no, il formato è 25-35. Quindi la metà del foglio del 35-50, diciamo, ecco. E niente, ho deciso di fare un'ultima prova su questo sempre della stessa marca, che adesso dove ho buttato via il Bindacote. Allora, vi ricordo, si chiama, è la Bindacote. La Bindacote, ve la faccio rivedere. Qui c'è scritto Bindacote, così si chiama la carta, eh? Se volete ordinarla dalla stamperia Rimini. Allora, voglio fare quest'ultima prova sul fondo scuro. Quest'ultima prova sul fondo scuro per vedere un po' cosa si può fare. Bisogna ragionarci un poco diversamente, diciamo. Perché quando lavoriamo sul fondo bianco già lo sappiamo, invece lavorando su carta colorata dà tutta un'altra cosa. Allora, vediamo cosa si può fare. Io direi di cominciare con un po' di bianco. Allora, il rosa non ce l'ho al momento, o forse sì, un attimo. Potrebbe essercene rimasto un pochettino almeno. Vabbè, già solo mettendo il bianco, il tappino che si è rovinato. Ecco qua, vediamo cosa succede così. Sembra interessante. Dai, ci viene un effetto di questo tipo. Facciamo una cosa abbastanza semplice. Prendiamoci un coperchio di questo. Coperchio di questa dimensione, lo posizioniamo più o meno al centro, così. Poi vediamo, mettiamo più blu qui sopra. Prendiamoci il rosa. Cosa bello vi piace questo poi.
un cielo così limpido, eh? Ci dà questo. Facciamo qualcosa di semplice, guardate ragazzi. Questo facciamo cose semplici perché è per provare gli effetti della carta. Ragazzi, allora, direi di effetti che vengono. Questa montagna è così, guarda, eccezionale. E io lo chiuderei in modo abbastanza semplice. Adesso vediamo cosa succede grattando con la spatolina su carta colorata. Questa era una blu oceano, blu molto scuro. Ecco, guardate cosa succede. Se invece di venirci il bianco, ci vengono fuori. Già viene con le sue sfumature che ci danno più profondità. Dai, dai, dai. Veramente bello. E a questo punto ce lo chiudiamo con un in questo modo. Così. Qua ci diamo un po' più di colore invece.
Ecco fatto, ragazzi. Allora, abbiamo fatto tre prove e vi confermo ancora. Effettivamente è molto bello poter giocare con dei fogli colorati. Guardate, cerco di farvelo vedere da vicino come viene. È molto lucido, vengono più lucidi che con i cartoncini. Questa è una carta che ci si può quasi specchiare, come vedete. Vedete i riflessi come li fa subito. Dai. Allora, adesso vi saluto a tutti. Vi ringrazio per essere stati con me. Ancora un saluto caloroso a te, Simona. Grazie per il lavoro e la spedizione, per farmi provare questo tipo di carta. E ti confermo che è molto buona, quindi sono molto soddisfatto, sono contento. E un abbraccio e a te e a tutti i tuoi colleghi alla stamperia Rimini. Grazie per questo regalo prova che mi avete fatto, e ci sentiremo per telefono. Ciao ciao.